tutti, siamo di nuovo in compagnia con i nostri stampi. Come potete vedere, mi sono data un po' la passagioia con i colori e questo effetto marmorizzato mi piace veramente una valanga. Vi faccio vedere subito questi qua che sono residui, diciamo, di stampi già pretagliati e spediti. Questa micro borsina che l'ho fatta solo ed esclusivamente perché avevo dello spazio vuoto nello stampo e mi scocciava a sprecare della gomma siliconica e quindi niente, ci ho schiaffato la borsina. Scusatemi per la voce, ma mi è venuto un raffreddore tipo immediato ora. Anche questo è un residuo, infatti si vede. Ho fatto un macello nel tagliarlo, quindi non so quanto sia valido. Beh, molto bene. Molto leggero, ma molto bene perché la forma c'è. Così da mettere anche lei sul mio negozio Etsy. Troverete presto la zampina. Stampo a forma di pulcino. Come vi avevo già detto, sono tornata un po' al pongo. Perché comunque con questo tipo di taglia pasta, secondo me, rimane un ciappi in sottofondo. Dicevo, rimane una cosa comoda da fare, cioè stendi il pongo, ci schiaffi il tagliapasta e via. È meno comoda quando non si toglie. Ciapolo! Un bello stampino misto. Togliamo la coroncina con tutto il pongo e invece no, riuscite a rimanere qua. Dai, collabora. Ok, questa coroncina. Su qua si vede che ho steso un pongo un po' molto male. Poi c'è questa caramella, che è bellissima, rimasta con tutti i bucalini. Patatine del McDonald's in fucsia e un fantastico cupcake Seiche. Dai, collabora, non puoi rovinare uno stampo. Che è questo qua, con tutto il brilluccico. Ah, è qua il frastagliato, per quello che mi ha dato un po' fastidio. Sì, va un po' pulito, in realtà dovrei provare a pulirlo con del bagnoschiuma, che mi hanno detto che vengono veramente molto bene. Non so se vi è già capitato di pulirli. Abbiamo anche questo, sempre con il pongo. Fai ciao, Ciappi. Vai, ciao. Bravo, amore. Piccolo ingresso del gatto, che ci tiene sempre a farsi notare quando inizi i video, perché sta zitto tutta la giornata e inizia a fare i video e miagola come uno stronzo. Allora, abbiamo questo che però è veramente terribile. Allora, la creazione per fortuna esce, ma oddio, la forma di Charmander molto poco. Allora, lo stampo lascia veramente molto a desiderare. Non so quanto possa venir bene la creazione. Abbiamo un altro tondo. Ecco, così è uscito così, perfetto. Oh, questo è venuto veramente molto bene. Salviamo magari la creazione dallo scotch. Oh, questo ha preso bene. Questo si è attaccato veramente molto bene. È uscito parecchio dal bicchiere. Però, come hai fatto a sporcarti di verde? Molto meglio, decisamente. A parte la parte. No, dicevo, a parte questa zona qua che è tutta frastagliata, ma l'interno dello smile direi che è perfetto, quindi non dovremo avere problemi. Guardiamo questi in fretta, perché sennò faccio durare il video veramente una valanga. Guardate che bello l'effetto marmo dietro, è bellissimo. Anche qua finalmente un po' di stampini nuovi. Abbiamo l'orsetto che è un po' più piccolino rispetto al gatto, ve lo faccio vedere. Avevo l'orsetto anche più grande, ma l'ho perso, chissà dove l'ho infilato. Poi abbiamo lui, che è carino, guardate che begli occhi che gli vengono, che sono belli incavati e tondi. E poi il coniglio, che anche questo avevamo visto poco tempo fa. Dai, è carina anche la forma del coniglio. Poi abbiamo quella enorme. Ok, siamo arrivati
all'ultimo mega stampo che è diviso in tre. Così abbiamo questa pecorella che è bellissima. Sono riuscita a farne una senza bolle, adesso farò questo stampo a vita. Abbiamo questa caramella che è sempre piaciuta un sacco e si avvicina a Halloween ed è un'ottima creazione. E poi la macchina fotografica, che secondo me rimane una delle più belle di quelle che ho acquistato, no? Ottimo! Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, se è così lasciatemi un bel like e noi ci vediamo alla prossima, ciao!